Sono Raffaele Burgio, direttore del cantiere Milius. Siamo a bordo del Milius 1695 Sakura, è una barca interamente costruita in carbonio, quindi scafo, coperta, strutture e paratie. Anche tutti gli interni seguono come filosofia di costruzione un sistema molto rivolto alla leggerezza, quindi tutta la parte di falegnameria è fatta con pannelli con dentro del foam e poi impiallacciati, in questo caso su questa barca in tech, oppure con l'essenza che il cliente ci chiede. Come caratteristica principale, la barca è una barca col dislocamento sotto le 15 tonnellate, che per un 55 piedi è una cosa abbastanza leggera, un dislocamento leggero, una barca molto veloce, una barca indirizzata molto per la crociera, proprio su richiesta anche dell'armatore stesso. Poi possiamo dire che anche l'armo è in carbonio, quindi albero e boma sono in carbonio. È stato molto improntato il piano velico su una stabilità elevata, sui 15.000 kg di dislocamento, quasi 5.000 sono nel buco della zavorra, quindi abbiamo un rapporto dislocamento zavorra molto alto. Perfetto, riusciamo a guardare qualche dettaglio in coperta, magari gli osteriggi? Sì. E andiamo in là? Sì, andiamo in là. Guardiamo gli osteriggi. Allora, molte parti della coperta e della costruzione sono fatte custom in cantiere, quindi proprio di produzione nostra. Gli osterigi, in particolare questi che abbiamo sagomato per prendere la forma del paramare, quindi sono fatti in casa su uno stampo apposito. È stata data molta importanza alla finestratura che è sopra il salone principale, con queste tre grandi vetrate, di cui quella centrale che si apre a pantografo. Sono finestrature in cristallo in vetro temperato con dentro una pellicola particolare che protegge sia dal calore che dai raggi UV. Io continuo a parlare. Sì, sì. Anche se sta riprendendo. Anche gli osteriggi sulla coperta frua sono fatti custom, sono tutti a filo. Questi sono di Lexan invece che di cristallo. E guardiamo anche i serbatoi di benzina e acqua. Qui in coperta, si accede. Sì, abbiamo queste vaschette qua, dove abbiamo in questo caso il fuel, quindi il carico del carburante, con lo sfiato della cassa del troppo pieno. Così la coperta dall'altra parte rimane, poi sì, la coperta rimane tutta pulita. Perfetto. In quest'altra vaschetta abbiamo il carico dei serbatoi dell'acqua e l'aspirazione, l'estrazione della cassa delle acque nere, tutte con i relativi spiati delle casse.